Un paese di montagna, qui è Courmayeur. Una vallata aperta sulla quale si affacci la mole maestosa d'una cima dai pendii innevati. Una funivia fanno subito pensare agli sci e fanno desiderare una corsa sugli sci. E a molti fanno rimpiangere di non sapere purtroppo usare gli sci e di essere perciò costretti a privarsi delle mirabili sensazioni che agli sciatori possono essere offerte da montagne come queste. La catena del Monte Bianco. Lo sci è uno sport che richiede agilità, scioltezza di muscoli, fiato, forza di gambe e prontezza di riflessi. Un'adatta preparazione effettuata con esercizi a corpo libero, come stanno facendo gli scolari di Courmayeur, per i quali lo sci è diventato materia di insegnamento del programma scolastico, potrà evitare in seguito molti guai. Chi sale più in alto con la sciovia evidentemente sa già almeno stare in piedi. Quanto a noi, che cominciamo dall'asilo, restiamo con il naso all'aria a guardarli salire tranquilli verso i campi più alti. Lo stemma della Scuola Nazionale di Sci di Courmayeur possono sfoggiarlo solo i maestri e un maestro insegnerà anche a noi a sciare. Sono soltanto gli esercizi più elementari, ma quando si riescono a superare le prime difficoltà, allora un grosso sorriso di soddisfazione non ce lo toglie nessuno. Ci si provano in due, bastoncini piantati a monte, uno a metà tra la punta e l'attacco, l'altro tra l'attacco e la coda. Preso lo slancio, uno è andato abbastanza bene, ma l'altro si è piantato. Ecco la discesa del maestro. Lo sciatore, come vedete, deve essere disinvolto, naturale, ben molleggiato sulle gambe. Vediamo ora l'allievo. È tutto rigido e preoccupato di guardare gli sci. Le braccia sono troppo staccate dal busto. Rivediamo una bella serpentina. Per sincronizzare i movimenti e sottolineare la distensione, si devono puntare i bastoncini nel momento della massima flessione. Dove il pendio si fa meno ripido e la neve più farinosa, il ricamo diventa arabesco, morbida trina. Non c'è necessità di brusche frenate qui o di inevitabili deviazioni. La fantasia degli sciatori può allora sbizzarrirsi e l'ideale quadro che si compongono potrebbe degnamente figurare tra le opere astratte d'una galleria d'arte. Ma qui è quella impareggiabile galleria che si chiama natura. Ma come in tutte le manifestazioni della vita ad ogni giorno, anche qui, a un certo momento, tutto finisce. La montagna, però, in uno sfolgorio fantasmagorico di luci e di nevi, parteciperà sempre della gioia degli uomini.